nei miei studi, che hanno uno sfondo assolutamente linguistico. Mi sono infatti laureata a Trieste, con una laurea magistrale in filologia moderna e sto facendo adesso un dottorato a Barcellona in filologia catalana. Quindi ho appunto proprio sentito il bisogno di recuperare, del tutto le mie origini, catalane. Comunque, senza annoiarvi troppo sul discorso del mio percorso personale, vi volevo semplicemente leggere un articolo che ho scritto un po' di tempo fa che riguarda appunto la lingua e l'identità in Catalogna. Si tratta di un articolo che è stato pubblicato su una rivista che si chiama Ex Libris 20 e che è diretta da Lea Iandiorio, la ex direttrice di una scuola che io ho frequentato per 2 anni a Torino, che si chiama Holden. Bene, dunque, vi leggo. Lingua e identità in Catalogna. Scrive Frederic Pau Verrier, nato a Girona nel 1920 e morto nel 2017. Chi era Frederic Pau Verrier? Storico dell'arte, archeologo ed editore catalano. Dunque dicevamo, scrive Frederic Pau Verrier, fra i 4 e i 5 anni sono andato all'asilo delle suore, nel mio paese, non lontano da Girona e vicino alla Costa Brava. Avevo imparato a leggere da mio padre e là cominciavo a scrivere. Avevamo un quadernetto dove, sotto ogni disegno, compariva il nome che noi dovevamo scrivere ed io non riuscivo a capire perché, sotto il disegno di un tavolo, che in catalano si dice taula, io dovevo scrivere messa e sotto un altro, dove c'era un cane, che in catalano è gos, io dovevo scrivere perro. Ritornato a casa, mio padre mi fece capire che c'era un potere che pesava su noi tutti, e ci vietava ufficialmente di imparare la nostra lingua. Ecco, ho esordito con questo passaggio che mi sembra veramente forte e chiaro ed esemplificativo della violenza che ha subito la lingua catalana e il popolo catalano. Appunto, nel secolo scorso, quindi in epoca molto recente. Il decreto per l'uso della lingua nazionale in tutti i servizi pubblici del 28 luglio 1940 è il documento più importante nella ricostruzione dell'anticatalanismo franchista. In tale decreto si obbligano i dipendenti pubblici, tra cui anche gli insegnanti, ad usare la sola lingua castigliana, pena il licenziamento immediato, anche in assenza di prove, con solidi indizi. Badate bene. È opportuno ribadire la verità storica in presenza dei sempre più numerosi attacchi negazionisti che vorrebbero minimizzare la reale condizione di emarginazione, disprezzo e pregiudizio che il catalano, i catalani e le catalane hanno vissuto dopo la guerra civile tra il 1939 e il 1975, con una particolare violenza nei decenni 40 e 50. Il processo, l'attuale processo di costruzione nazionale, coinvolge tutti gli strati sociali, a partire dalla base fino ai gruppi politici di potere. Il catalanismo e la rinascenza letteraria, che pongono le radici all'autonomismo e all'indipendentismo catalano attuali, hanno origine nel XIX secolo, intorno al 1830. Essi sono frutto della maturità sociale e politica dei catalani. La Catalogna, grazie al suo sviluppo economico, è già nel XIX secolo più vicina alle società europee maggiormente evolute rispetto ad altre comunità della Spagna, meno dinamiche e più arretrate. Il centralismo spagnolo impedisce l'emancipazione e lo sviluppo del popolo catalano e favorisce un'assimilazione che comporterebbe la progressiva distruzione della lingua e dell'identità catalane. Esso è stato il bersaglio principale del catalanismo ed ha estrazione borghese, ma non solo. Difatti, Aribau, Milà, i Fontanals, più tardi Balmes, Urpià, Toras i Bages, eccetera, eccetera, sono stati legati alla borghesia, ma le classi popolari che allora parlavano solo catalano si legarono anch'esse ben presto al catalanismo politico,
soprattutto grazie all'opera di Valentí Almirall, che contribuisce ad unire lo spirito letterario del catalanismo della Renascenza agli ideali repubblicano-federalisti. È opportuno ricordare che, nel contesto italiano attuale, il termine federalismo ha assunto un senso molto distante da quello delle origini, sia nell'Italia sia nella Catalogna dell'Ottocento. Il pensiero federalista in Catalogna è infatti un'interpretazione della società e un progetto politico che vanno nel senso del riconoscimento delle differenze, della solidarietà e della giustizia sociale. Sono dunque tali principi federalisti, anticentralisti e progressisti che vanno a confluire prima nella sinistra catalanista e poi nell'indipendentismo catalano, sopravvivendo anche alle dittature. Quando in una comunità esistono due lingue ufficiali, ci sono spesso conflitti. Ciò avviene soprattutto quando una delle due ha più preponderanza, come è il caso del castigliano, che annovera circa 300 milioni di parlanti rispetto al catalano, che ne può contare 10 milioni circa. La Spagna castigliana non ha mai capito che ci poteva essere un mondo diverso dal suo e soprattutto un'altra lingua. La persecuzione della lingua, infatti, è stata un motivo ricorrente nei suoi piani politici rispetto alla Catalogna e non solo durante il franchismo. Lo è sotto Filippo IV e il Duca d'Olivares nel XVII secolo, lo è brutalmente sotto Filippo V e lo è con i suoi successori, che arrivano al punto di vietare anche la catechesi religiosa in catalano nel XVIII secolo. Lo è con Primo de Rivera e infine con Franco. Manuel de Pedrolo, nato a L'Aragnò nel 1918 e morto a Barcellona nel 1990, importante scrittore catalano, sostiene che esiste un radicalismo di sterminio, incapace di sopportare che un popolo crei ostacoli alla fame di dominio, e un radicalismo di liberazione, che si oppone alla voracità dei dominatori. De Pedrolo già allora suggeriva caldamente di sposare il radicalismo di liberazione. Di certo è importante acquisire un più maturo rispetto per le differenze e la salvaguardia delle minoranze in Europa. Ciò può avvenire attraverso un ripensamento critico delle circostanze che hanno portato alla ferma richiesta negli ultimi decenni di riconoscimento identitario da parte di quei gruppi linguistico-nazionali che per molti anni sono stati repressi e inglobati all'interno di nazioni fittizie. Solo così ci si potrà muovere in un'Europa in cui le diverse identità non sentano più la necessità di difendersi contro poteri che possano sopraffarle. Solo così ci si potrà muovere in un'Europa in cui le identità siano riconosciute ma aperte alla comunicazione e allo scambio. Credo che questa sia l'unica chiave per la democrazia e la pacifica convivenza tra i popoli. Bene, questo è il mio articolo e per la stesura di questo articolo mi sono avvalsa di un libro che si intitola Pensando alla Catalogna, cultura, storia e società, curato da una cara amica nonché docente universitaria che si chiama Eulàlia Vega Masana, è stato pubblicato per Edizioni dell'Orso nel 2008, già, quindi è passato già del tempo, ma è ancora un libro attuale, di cui consiglio la lettura integrale. In questo libro ci sono diversi contributi su tematiche legate alla Catalogna di diversi importanti studiosi, tra cui posso ricordare Giuseppe Grilli, Patrizio Rigobon, Gianni Ferracuti, Maria Campillo, la stessa Eulàlia Vega, appunto, Enric Bou, Frédéric Pauverrier, lo stesso autore citato all'inizio dell'articolo, Luis Quintana e Claudio Venza. Inoltre ci sono anche nel libro che contiene appunto tutte questi contributi, questi saggi diciamo completi, ci sono anche delle ricerche in corso ed una raccolta poetica curata da Marina Lavers di autori catalani del Novecento: Joan Maragall, Joan Salvat Papasset, Carles Riba, Clementina Arderiu, Joan Vignoli, Salvador Espriu, eccetera eccetera. Questo volume nasce a Trieste
Città che mi vede divisa con Barcellona e che grazie alla sua collocazione geografica di crocevia aperto all'Europa è uno dei luoghi ideali per la comprensione della questione delle minoranze. E con questo vi saluto, spero di non aver occupato troppo spazio. Ringrazio ancora Raffaele Hidalgo, Visca Catalunya, Visca Radio Catalunya, anzi, Visca Catalunya, Iure. Eccoci qua, la nostra cara Stefania parlava di una raccolta, ma si trattava di un libro, invece noi parliamo adesso di un'altra raccolta, perché alcuni ascoltatori, voi sapete, la radio, noi stiamo qua, parliamo con voi, ma non vi vediamo, però c'è un po' di interazione attraverso il sito di Speaker, attraverso WhatsApp, Facebook, eccetera. E allora hanno lanciato l'idea, ascoltando Laura Masvidal, hanno lanciato l'idea di una raccolta fondi per sostenere diciamo tutte le iniziative solidali e tutte le spese che cui vanno incontro i familiari dei prigionieri politici. Quindi, il prossimo martedì vi daremo altri particolari su questa iniziativa di raccolta fondi, ma cominciate a prepararvi attraverso le reti sociali e nella prossima puntata vi diremo come potete procedere. Ritorniamo dopo questa iniziativa che ci hanno lanciato alcuni ascoltatori e che noi siamo felici di caldeggiare vivamente. Adesso stiamo per lanciare la rubrica di solita rubrica settimanale di Amaranta Sbardella, che oggi ci parlerà di Joan Brossa, ma adesso vi dice due parole la nostra Joana, che si è un po' zittita perché io ho preso il sopravvento, ma lei è qua e quindi No, io adesso. ascolto e imparo intanto. Vai. No, oggi volevamo parlarvi delle attività di questo mese, cioè all'Istituto Cervantes ci sono i martedì in catalano per questo mese di gennaio. Istituto Cervantes di Roma. Di Roma, esatto. E sarebbero oggi, martedì 15, martedì prossimo che è il 22 e il martedì 29. E di cosa si tratta questo Els dimarts en català, i martedì in catalano? Sono delle serate dedicate alla lingua e alla letteratura catalane. E sono diversi incontri per conoscere gli aspetti più significativi della nostra cultura. Esatto. Oggi parlavano precisamente di Joan Miró e Joan Brossa. Per celebrare il centenario della nascita di Joan Brossa, Vicenç Altaió ha tenuto, o tiene adesso, non so che Sì, ora sia, era alle 19, credo. ecco, una conferenza sulle connessioni tra Joan Miró e Joan Brossa, che come sapete è una figura fondamentale della poesia sperimentale, Di cui ci anche parlerà tra esatto, poco del Amaranta. teatro. E la settimana prossima invece c'è il titolo della puntata, il titolo della conferenza sarebbe Il catalano, origini di una lingua e della sua letteratura. E ci sarà Carme Riera, che è un'accademica della lingua spagnola e professoressa dell'Università Autonoma di Barcellona, e Giuseppe Grilli, cattedratico dell'Università di Roma III. Che parleranno sulle origini della nostra lingua e della nostra letteratura. È un evento in catalano con traduzione consecutiva all'italiano. E poi il 29, c'è l'ultima puntata, grazie, e si tratta del club di lettura
dove si parlerà su Guadalajara di Kim Moon-jo, che come è scritto nella web è uno dei testi più importanti e significativi di questo autore. E